Salve a tutti, sono Brian Fari e benvenuti nelle New Square. Cos'è successo durante la settimana 20 dell'anno 2018 in casa Square Enix? Iniziamo con Final Fantasy XI. Questa settimana decreta il 16° anniversario dell'11° capitolo della saga, il primo online, lanciando un grosso free login event e una grossa campagna di ritorno. Nel frattempo vengono mostrati i primi screen dal lontano 2015 riguardante il reboot mobile di Final Fantasy XI, annunciato per l'appunto da Nexon quando fu annunciata anche Rhapsodies of Vanadier, l'ultima espansione del titolo. Nel frattempo viene detto che realizzare una versione HD o totalmente offline di Final Fantasy XI potrebbe essere molto difficile per via delle meccaniche davvero davvero vetuste del titolo, e adattarlo ai giorni nostri richiederebbe un enorme lavoro. In un trafiletto di un'intervista apparsa rilasciata a Yoshinori Kitase, il producer di Final Fantasy VII Remake afferma che il nuovo Uematsu è coinvolto nel progetto. Non si sa ancora in che veste, ma sappiamo che è una credita aggiunta, specialmente perché all'epoca dell'annuncio del progetto è stato detto che Uematsu non era coinvolto. Dragon Quest Builders 2 avrà dei bonus in base al salvataggio nella versione Switch o ai trofei nelle versioni Sony. In base a dove siamo arrivati e avendo sbloccato eventualmente l'apposito trofeo, potremo ottenere determinati bonus, che il gioco ovviamente riconoscerà, nella nostra versione PS4 o Switch. Nel caso specifico avremmo o il cappello del leggendario costruttore o la formula del trono di Dragon Lord, per l'appunto roba che troviamo nel primo Dragon Quest Builders. Octopath Traveler raggiunge il suo culmine per quanto riguarda la presentazione. Viene per l'appunto rilasciato un altro trailer che mostra gli ultimi due Traveler. Il gioco, ricordiamo, verrà rilasciato il 13 luglio su Nintendo Switch. Rivelato il nuovo personaggio di Dissidia NT. Il secondo DLC di Dissidia permetterà di giocare nei panni di Lock Call, uno dei protagonisti di Final Fantasy VI. Il personaggio è stato rilasciato il 17 maggio nelle versioni arcade e verrà rilasciato a giugno nelle versioni console. Il giovane ladro era comunque già stato spoilerato da Secretum, un evento di Dissidia Final Fantasy. Chrono Trigger riceve un'altra patch su PC. Come accordato dalla scaletta per i miglioramenti di Chrono Trigger, ecco che arriva un'altra patch per migliorare l'aspetto grafico e l'aspetto tecnico di Chrono Trigger su Steam. Queste patch nello specifico cercano di far sì che il titolo somigli più alla versione originale del 95 piuttosto che al porting decisamente scabroso mobile. Questa patch aggiunge una nuova Battle User Interface che somiglia per l'appunto a quella del primo Chrono Trigger. In più c'è un'opzione per selezionare quale user interface vogliamo, se la vogliamo ottimizzata per controller tastiera, oppure se ne vogliamo una ottimizzata per mouse e controlli touch. Il gioco può adesso essere messo in pausa durante le battaglie, e in più sono state migliorate alcuni aspetti tecnici, è stata migliorata la risoluzione di alcune scene animate. Preannunciato già nelle precedenti New Square, la patch 4.3 Under the Moonlight di Final Fantasy XIV verrà rilasciata il 22 maggio. Per quanto ne ho già parlato in precedenza, in descrizione trovate l'articolo relativo. Infine, Kingdom Hearts 3. Prescindendo che rompere l'NDA è una cosa da infami, e per l'appunto questo video verrà rilasciato dopo l'embargo della conferenza sopradetta, e con voi le ultime notizie relative alla Kingdom Hearts 3 Premiere a Santa Monica in California. E con questo piccolo salto temporale possiamo iniziare a dire che durante l'evento di Kingdom Hearts 3 abbiamo innanzitutto la conferma del nome del mondo di Toy Story, ossia Toy Box. I Kibble dei demoni di Rapunzel, di Toy Story e di Monsters & Co. sono stati nominati. Quello di Rapunzel si chiama Ever After, quello di Toy Story Infinity Badge e quello di Monsters & Co. Smile Gear. Anche i The Link delle due Summon sono stati nominati, quello di Ariel Lagoon Showtime e quello di, nuova aggiunta, Ralph Spaccatutto, 8-Bit Blast. La demo presente in California era totalmente inglese, per la prima volta si vedono i prompt dei comandi in una lingua inglese. Il tema di Kingdom Hearts 3, a detta del director, è cuore e risoluzione, e il finale sarà difficile da digerire. In più Nomura parla della necessità di inserire Pixar all'interno del titolo. Vediamo vari minuti di gameplay, oltre al fatto di poter switchare i Keyblade in tempo reale, ed infine, ultimo ma non meno importante, verso la fine di tutto, Nomura indossa la maglietta della Stark Industries. Cosa avrà voluto comunicarci con ciò? Con questo è tutto per questa settimana e ci vediamo alla prossima edizione delle New Square! L'estate sta arrivando...